Terzo KO di fila per la IVPC Delfes e si apre la crisi per il roster di coach Giovanni Benedetto. Lupi sconfitti 86-75 nella trasferta di Monopoli. La White Wise ha dominato per gran parte della partita, chiudendo sempre avanti nei quattro parziali. Soltanto nel primo Marra e compagni sono riusciti a limitare Ballabio e Martini in forma strepitosa. Il primo quarto si chiude sul 21-20, con i Lupi con carità trovano continuità al referto dai 6-75. Dal minuto 11 al 40esimo blackout totale, Moretti costringe a due timeout Benedetto, Ballabio fa il bello di cattivo tempo, Avrino resta in partita con la forza dei singoli e con Petrucci che dalla lunetta fissa il 47-36. Nel terzo quarto l'unica luce di Avrino si chiama Marco Venga, mentre si accende in casa White Wise quella dell'ex Scandone Jacopo Ragusa. Cusenza e Bastone portano addirittura 16 punti di vantaggio ai monopolitani, che però hanno una leggera flessione nel finale del periodo, ma chiudono avanti 65-59. Ballabio e ancora Bastone non vogliono concedere la rimonta alla IVPC, che attacca in maniera confusa e nel finale vitale commette anche il suo quinto fallo. Gli Irpini cedono alla squadra pugliese di Salvemini 86-75. Al termine del KO, queste le parole di coach Giovanni Benedetto, che impreca con la sfortuna e con l'ennesimo infortunio subito da Eli Antonio. Quando tu perdi le partite, ne perdi prima tra di seguito, c'è poco da conservare, c'è poco da guardare a quello che comunque alla fine non è andato. Sono tante le cose da vedere in palestra, mi sembra ovvio, lì è l'unico posto dove possiamo cercare di migliorare alcuni stati generali dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della presenza. Perdiamo giocatori però con i birilli, perdiamo troppi giocatori, ne abbiamo troppi infortunati, troppi fuori condizione, e questo è una cosa che ci ha penalizzato sicuramente, e ci sta penalizzando. Dopo tre partite giocate bene abbiamo iniziato ad avere troppi problemi durante la settimana, troppi infortuni, abbiamo giocatori che stiamo recuperando, che si allenano poco perché hanno dei lavori differenziati, abbiamo altri giocatori completamente fermi, oggi abbiamo perso anche Eli Antone, non sappiamo l'entità del suo infortunio, abbiamo giocato con quintetti improbabili, soprattutto nel secondo quarto, nel quarto quarto, dove abbiamo cercato di fare necessaria virtù e dove l'impegno comunque non è mancato. La verità è che poi per essere competitivi a questi livelli bisogna essere, la squadra bisogna che ci sia, bisogna che sia in campo, perché fino a quando non riusciamo ad essere tutti poi diventa veramente difficile riuscire a giocare delle buone partite.